Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul canale. Come avrete visto dagli ultimi video, in particolar modo in quello in cui vi mostro cosa c'è sul mio comodino e non solo, anche sulle varie mensole, sui vari ripiani, sui mobili che sono sulla mia stanza, sono davvero sommerso dai fumetti e quindi oggi vi voglio fare un piccolo mercatino. Ci sono dei manga, ci sono delle graphic novel, numeri unici, serie complete, volumi sparsi, davvero roba per tutti i gusti, quindi vi faccio vedere quello che ho, vi metto tutto a metà prezzo e chiaramente se qualcuno compra più volumi sono disposto anche a fare degli sconti ulteriori. Vi farò vedere molto brevemente tutti i volumi, tutto a metà prezzo, quindi quello che vi interessa me lo scrivete, possibilmente con un messaggio privato sulla pagina fan di Facebook Kirio1984, oltre a scriverlo nei commenti qui sotto, e poi ci accordiamo ovviamente con la spedizione. Partiamo dal volume 11 di Rokijō, che ho preso doppione per sbaglio della Perfect Edition. Poi c'è questo volumetto che parla di Jiro Taniguchi, il gentiluomo dei manga, che uscì tempo fa per Tunue, è una serie completa manga di Empire of Corpses, volume 1, 2 e 3, uscita da pochissimo. Chiaramente non sarò neanche a dirvi più di tanto le trame, anche se c'è qualcosa che non conoscete, magari me lo chiedete qui sotto con un commento e io vi dirò di cosa si tratta. Un'altra serie completa, italiana questa volta, è The Professor, sono 5 numeri più uno speciale che era uscito prima del primo volume, anche questi sono nuovi praticamente da libreria, un volume più usato assolutamente, non in condizioni proprio ottimali, comunque questo qui, nella cripta con Zio Tibia, che appunto fa vedere tantissime storie horror molto dannata. Poi per quanto riguarda i manga c'è Reinhardt in 3 volumi delle Clamp, questa è la prima edizione, dovrebbe essere se non sbaglio, della Star Comics. Poi c'è Marionette Generation di Haruhiko Mikimoto, famosa anche per ovviamente Macross, se non sbaglio, sì. Poi c'è il primo volumetto di Yaya, a metà tra il manga e la graphic novel, molto molto carino. Poi c'è Limoni, una graphic novel della Cocorino Press uscita recentemente, questa ha una piccola piega qui sulla copertina. Poi c'è Territori, un libro che era curato da Igort, se non sbaglio, che faceva interviste a diversi autori. Sempre di Igort c'è 5 il numero perfetto, da cui tra poco verrà tratto anche un film, se non erro. Poi c'è Randagi da Zero, un volume che è anche sketchato, se vi può interessare. E vi ripeto, tutto è comunque a metà prezzo, comprese le cose sketchate, tranne alcune edizioni speciali che comunque vi farò vedere dopo. Poi c'è Scuola d'Arte di Jamie Co, un bel volumone cartonato della Bao. Poi c'è Odyssey, il primo volume, di Matt Fraction e Christian Ward. Romeo e Giulietta di Riccardo Gomez e David Rubin. Poi La vita in attesa, che è un volume che comprende tante storie di tanti artisti italiani diversi. Questo è un artbook su Lucca Comics 2014, che avevo preso appunto a Lucca e che contiene appunto immagini tratte dalle varie mostre che c'erano in quell'anno e altro. Poi Mocking Dead, La notte dei morti viventi, che è una sorta di parodia di tutti quelli che sono i fumetti sugli zombie. Poi c'è Quartieri di Andrea Laprovitera e Niccolò Storai. Questo era molto molto carino, come quasi tutta la roba che sto vendendo, perché effettivamente alcune cose me le portavo dietro da tanto, ma alcune ho deciso che devo venderle per forza, a meno di non finir sommerso davvero dai fumetti, e anche perché non ho più spazio nelle librerie. Il primo volume di Grosso Guai a Chinatown, della Cosmo, Animali di Giovanni Mattioli e Davide Toffolo, The Walking Dead, questo è appunto il primo volume speciale a colori, che io faccio comunque a metà prezzo, e poi c'è lo speciale Chromium Edition del volume 100, che veniva a 9,90 e lo faccio a prezzo di copertina. Questo lo faccio al doppio del prezzo di copertina perché è esauritissimo, è Sacco Amniotico di Eddie Campbell e Alan Moore, quindi invece di 5 euro a 10 euro, questo lo posso anche regalare perché era un albetto. Questa è una variant che potrebbe interessare ai collezionisti di Spider-Man, era dedicata alla fumetteria Bookseller di Prato per un cinquantennale di qualcosa, credo. Poi c'è Lo diario di Tuono Pettinato, la sua ultima opera per Grrrz Epic Edizioni. Qui c'è un volume di Splatter, che era la nuova edizione appunto di questa serie che usciva in Italia tanto tanto tempo fa. Questo è il appunto formato rivista che è uscito qualche tempo fa. Poi un'opera molto molto bella di Bombi e Guccini, Storia dello spazio profondo, in questo bellissimo cartonato che uscì tempo fa in edicola e non so neanche effettivamente se si trovi ancora.
Poi altre due uscite molto recenti, della Salda Press, Rough Riders e Horizon, entrambi il primo volume. Alcune serie complete italiane, come Low, una serie molto simile alle serie TV americane sulla giustizia, sui tribunali, comunque molto molto carina. E una che mi era piaciuta tanto è Dr. Morgue, che parla anche di alcune malattie della testa, non troppo affrontate spesso. E infine, di queste tre serie, The Secret, che è una storia italiana comunque carina, sicuramente piacevole per quelli che seguono un po' il fumetto seriale italiano. Per quello americano invece i primi 7 volumi di Outcast di Robert Kirkman, il primo anche con la copertina variant che vendo a 5 euro. Anche questo, lo speciale Walking Rat di Ratman di Leo Ortolani, ancora imballato, lo vendo a 5 euro. Mondo Naif, il primo volume di Omega Tribe. La serie completa in 5 volumi di Kiyomaru, dello stesso autore di The Climber. Lucid Lloyd Nightmare, che è una storia molto molto carina per gli amanti degli horror. Poi c'è Rumble, un bel cartonato uscito per la collana Action 100% HD di Panini. Il Divino dei fratelli Anuka, anche questo con sketch all'interno. E infine un altro bel volume italiano, che è Jones di Franco Matticchio. Di Yaya mi ero perso che c'era anche il secondo volume. Poi c'è il volume Jesse Charlie, che era uscito con Il Corriere della Sera, e un'altra serie completa manga, ovvero BTX del maestro Masami Kurumada. Poi i primi due volumi di Wormwood di Garth Ennis, Crossed Plus 100 di Alan Moore, American Monster volume 1, Manga of the Dead, che era una sorta di antologia con diversi fumettisti giapponesi, questi se si vedono un po' da dietro, molto molto carina, a tema ovviamente zombie e morti viventi, Gigantomachia di Kentaro Miura nell'edizione Maximum, da affiancare quindi al vostro Berserk Maximum. Poi un volume del collettivo Mamma Aiuto, Un ragazzo parte per un viaggio, ferisce qualcuno, non torna più a casa, molto molto carino, con tantissimi autori diversi, alcuni debuttanti, alcuni un po' meno. Poi The Last Temptation di Neil Gaiman su un concept di Alice Cooper, molto molto interessante questo bel cartonato. Due opere di Mebius, ovvero Arzak e Gli occhi del gatto, in collaborazione con Alejandro Jodorowsky. Ti amo ti, alcuni racconti basati su alcune canzoni del rock più indipendente italiano. I primi due volumi in francese di un'opera del maestro Tezuka, che spero qualcuno poi editerà in Italia prima o poi, e ovvero Il ragazzo dai tre occhi. Questa cosa qui, il romanzo di Orange Road, è quasi Magia Johnny. Il 13° volume di Buddha, sempre del maestro Tezuka. Il primo volume inglese di Attack on Titan, il secondo volume di Bambi di Atsushi Kaneko, un DVD random di Oforowo, comunque il primo, una serie molto bella, quasi completa, qui mancano solamente due volumi, il 6 e il 12, e Ypsilon, l'ultimo uomo, di Brian Vaughan, che è anche lo stesso sceneggiatore di Saga, i primi 7 volumi di Suicide Island di Koji Mori, il primo volume di Dragon Ball Evergreen Edition, i primi 2 volumi della Leggenda di Oda Saburo Nobunaga, Raika volume 1, dello stesso autore di Dragon Quest, Kamui Fujiwara, speciale Ratman Collection volume 100, che vendo a prezzo di copertina. Sute, il figlio degli spiriti, una storia molto molto carina sugli yokai di Yoshiko Watanabe, e infine il volume unico per gli appassionati della Tatsunoko Production, Judo Boy. Fatemi sapere cosa vi interessa qui sotto, e poi con un messaggio privato sulla pagina fan Kiryu 1984. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!